Il leader di Articolo 1, Pierluigi Bersani, qui a Teramo per sostenere il sindaco uscente Gianguido D'Alberto, sostenuto in modo particolare da una coalizione di centro-sinistra. Un incontro che si è aperto subito con il ricordo di Marco Verticelli, leader locale, ex vicepresidente della regione scomparso recentemente. Bersani si è poi soffermato soprattutto sulle questioni che riguardano la politica nazionale, ha puntato il dito contro questo governo guidato da Giorgia Meloni. Sì, sono qui a sostenere Gianguido D'Alberto con grande convinzione. Io ho fatto per una ventina d'anni l'amministratore e parto da questo. Credo di sapere cosa vuol dire prendere una città al disastro, al disastro finanziario, al disastro amministrativo e politico e portarla in una fase del tutto nuova. Io credo di capire com'è questa destra nazionalmente in Abruzzo. È una destra, non è una destra sociale, non è una destra liberale, liberista, no. È una destra corporativa e gerarchica, secondo il suo istinto antico. Ha poi detto una cosa molto importante. Teramo ha messo in campo una coalizione di centrosinistra forte che deve essere soprattutto da esempio anche in futuro, un futuro immediato, quando si andrà al voto in regione. Ma insomma, intanto questa qui anche a Teramo vediamo la cosa che ci vuole, cioè noi dobbiamo costruire un campo alternativo per offrire agli italiani una scelta, dare un'opportunità. Il compito nostro credo sia questo prima di tutto e quindi deve venire, diciamo, un incoraggiamento nei luoghi dove questa cosa si è attivata. Eravamo un esempio? Sì, un esempio, per fortuna ce n'è qualche altro, ma non abbastanza ancora, è vero, in Italia, non abbastanza.